Vi do il benvenuto e vi ringrazio per aver accettato questa proposta. Vivremo qui, isolati dal resto del mondo, 5 minuti. 5 minuti in cui porteremo a termine la realizzazione del video. Vedi, la gente passa anni a studiare come fare un video. Un video che al massimo riceverà 2 like dalla vostra zia. Io sono sceneggiatura. La storia è una responsabilità dello sceneggiatore e senza una buona storia è difficile fare un buon film. Quella dietro di me è Ripresa. Dal 1885 ne ha fatta di strada. Necessita di diverso materiale tecnico. Senza una buona regia non potremo realizzare un video. Quello che tossisce è il signor audio. Ha cominciato il suo lavoro ufficialmente il 6 ottobre 1927 nelle sale statunitensi. Quella seduta dietro ad audio è editing, è una specie di Mozart del cinema. È fondamentale per dare una struttura al video. Ha iniziato con iMovie finché non ha deciso di spendere 2 lire per procurarsi un programma serio. Il professore, nessun account, nessun profilo social, nessuna mail, nessuna password, praticamente a tutti gli effetti un fantasma. Ultimo acquisto tecnologico. Che cosa sono 5 minuti? Io vivo pensando a questo da moltissimo tempo. Pensate che ogni giorno i social network parleranno di noi. Ogni giorno i nostri ragazzi si chiederanno che cosa stiamo facendo. E sapete che cosa penseranno? Magari ci avessi pensato io. Perché noi non ruberemo i like a nessuno, staremo a loro simpatici. Ed è fondamentale, fondamentale avere l'opinione pubblica dalla nostra parte. Diventeremo gli eroi di queste persone. Però fate attenzione. Se dovessimo fare anche solo un errore, uno, non saremo più videomaker da nomination. Saremo solo gli idoli della zia. Professore, quando cominciamo? Ora. Ciao, io sono sceneggiatura. Ma per prima cosa, per realizzare un video, serve un'idea. Prima di iniziare un video è necessario che io mi chieda quali siano i destinatari, quale sia il contenuto che voglio mostrare, che chiave di lettura voglio dare e che tipo di riprese devo utilizzare. La sceneggiatura è la costruzione della struttura narrativa. Necessita di una scaletta che aiuta a organizzare gli argomenti. Nella sceneggiatura si stabiliscono i dialoghi e le inquadrature. Si dividono le azioni in scene che vengono numerate. Lo storyboard letteralmente è la tavola della storia. Si tratta di una sequenza orizzontale di immagini ordinate cronologicamente, cui seguirà una spiegazione di contesto e situazione. È utile per avere la panoramica completa del lavoro da svolgere e una traccia da seguire. Motore, pronti, azione. Ciao, sono Ripresa e sono una delle parti essenziali del processo produttivo. Per fare delle riprese video possiamo usare o una telecamera come questa, una macchina fotografica, una camera stabilizzata, una GoPro o un cellulare. Che movimenti si possono fare? Panoramica orizzontale o una panoramica verticale? Una steadicam o uno stabilizzatore?
carrello o un dolly. Le inquadrature possono essere primissimo piano, primo piano, mezza figura, piano americano, figura intera, campo lungo, campo lunghissimo. La regola dei terzi consiste nel dividere l'immagine in 9 rettangoli. Posizionando il soggetto su una di queste intersezioni, otteniamo un'immagine più equilibrata. Bisogna anche fare attenzione al bilanciamento del bianco e all'esposizione. In base a cosa scegliamo le inquadrature? Dobbiamo pensare a chi è il soggetto, che cosa sta provando e che cosa sta facendo. Per un video l'audio è fondamentale. Si consiglia sempre di usare un microfono per amplificare la voce. O sistemi professionali. È meglio usare un radiomicrofono. Sentito? È consigliabile utilizzare un luogo i cui rumori di sottofondo sono ridotti al minimo. Se non si hanno a disposizione dei microfoni o se ci sono dei rumori di sottofondo che disturbano il sonoro, si può pensare a un'altra tipologia di video. Per esempio, possiamo utilizzare delle parole scritte su post-it, oppure una colonna sonora musicale, oppure una canzone in sottofondo, ricorrere al doppiaggio, oppure utilizzare una voce fuori campo. Io mi chiamo editing e sono alla fase finale del videomaking. Editare un video è un lavoro molto importante, non è un semplice lavoro di copia e incolla, ma richiede attenzione a selezionare i contenuti da montare. Un buon editing deve avere logica narrativa, coerenza e significato. Esistono molti programmi per editare un video, da quelli più professionali a quelli a portata di tutti. Infatti esistono semplici applicazioni da scaricare con lo smartphone come WeVideo, che può essere utilizzato anche da un semplice computer. Il filmato può essere editato attraverso varie tecniche, dove scelgo i filmati da inserire nel video, scelgo dove tagliare e interrompere il filmato, per poi unirlo all'altro video. Però devo stare attento a far coincidere i tempi. Dissolvenza, transizione di due riprese, dove la prima scompare gradualmente all'apprire della seconda. Campo e controcampo sono due inquadrature diverse, alternate, e vengono utilizzate soprattutto nei dialoghi. Questo dà immediatezza e velocità al video. In conclusione, l'editing di un filmato deve essere coerente, deve avere significato, fluido, funzionale, ma soprattutto non bisogna esagerare con gli effetti speciali. Vi do il benvenuto. E vi ringrazio per aver accettato questa proposta. Sì, no, ma quello no. Dovremmo tagliare prima. Dici? Sì. Vivremo qui, isolati dal resto del mondo, 5 minuti. 5 minuti. E... dai, guarda che faccia! Ma dai! No, questa scena non mi piace. Però non resta niente dopo se togliamo tutto. Sono così. Teniamo la scena delle lire, allora. Taglia un po' di più. Oddio, dov'è il ricordo adesso? Così? Sì, così. Sì. Sì, sì. No, lì. Ma no, taglia qua, aspetta. Guarda. Taglia qui. Riguardiamo dall'inizio. O mettiamo in mezzo un raccordo, oppure no, la tagliamo. No, va bene, sì, va bene. Mettiamo un raccordo. E raccordo sì. Cosa mettiamo? Possiamo mettere quello? Ok, sì, va bene, bene, sì, okay. Bella idea. Beh ragazzi,
Ma abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sono d'accordo, chiaro. Bravi! Vai, vai, bravi! Vai. Olla. Boh, fatta! Okay.